Salve Swimmers, io sono Marichelle e oggi vi elencherò le 6 cose principali del nuovo aggiornamento di The Sims 4, aggiornamento del 13 novembre 2018. Numero 1. Tutorial a inizio gioco. Se siete dei novellini e avete appena comprato The Sims 4, avrete la fortuna di avere un tutorial a inizio gioco, un tutorial davvero fatto bene con una voce guidata. Quindi potrete selezionarlo e andare lisci come l'olio, ragazzi. Quindi benissimo, bella aggiunta, mi piace tantissimo. Numero 2. Potremmo modellare il terreno. Con questo aggiornamento hanno aggiunto l'opzione appunto di modellamento del terreno, cosa che io non userò perché non sono capace, molto probabilmente non ce la farò, però è davvero molto 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 bello perché possiamo creare collinette, possiamo creare voragini, insomma veramente ci possiamo sbizzarrire. E per chi ama costruire, questo aggiornamento ha aggiunto una cosa davvero fondamentale a mio avviso. Veramente veramente bello, mi piace. Numero 3. La sfida della positività. Già a inizio gioco ci avviseranno che c'è una nuova sfida, chiamata sfida della positività. Per attivarla dobbiamo chiamare una signorina che per la prima volta in assoluto non sarà Jasmine Holiday, ma sarà un'altra signorina. Anche se nel mio caso assomigliava molto a Jasmine Holiday. Comunque, se accetteremo la sfida, dovremmo compiere delle azioni gentili per ricevere dei premi. Infatti, davanti a casa ci ritroveremo un bel pacco di regali da cui potremmo riscuotere i vari premi man mano che portiamo avanti l'aspirazione segreta. Perché sì, ragazzi, attivando la nuova sfida attiviamo anche un'aspirazione segreta e quindi basterà abbracciare, rallegrare, raccontare storie buffe per portare avanti l'aspirazione e ricevere così dei premi. I premi consisteranno in quadri motivanti. Nel mio caso ho trovato 2 orsi energici che mi hanno dato energia, hanno dato energia alla mia sim. Numero 4. Nuove opzioni del telefono. Come vedete avremo una nuova icona, l'icona del viaggio, la vedete qui sotto nell'icona del telefono che adesso è a forma di macchinina, e poi tante altre nuove icone. Ma poi soprattutto potremmo aggiungere storie su Instagram, aggiornare i social media, ma soprattutto potremmo iniziare la carriera di influencer, che è bellissima, ragazzi, per quel poco che ho provato è veramente bellissima. Vediamo di cosa si tratta. Identificando i colori giusti, i motivi di tendenza, gli abbinamenti di completi sconosciuti al grande pubblico, l'influencer di stili può orientare il mondo verso un fine più coerente. Rami della carriera, creatore di tendenze e stilista. Ovviamente, ragazzi, in questo video non posso mostrarvi la carriera di influencer perché non avrei il tempo. Posso però elencarvi alcune funzionalità, come ad esempio fotografare uno spunto. Quindi possiamo mandare in giro il sim e selezionare proprio fotografa uno spunto, bellissimo. Oppure discutere dell'abito, oppure intervistare un sim. Ma tante tante altre cose si possono fare e le vedremo in gameplay. Numero 5. Non possiamo dimenticarci della visuale in prima persona. Perché infatti, ragazzi, schiacciando Shift più Tab, nel mio caso, nella mia tastiera c'è scritto maiuscolo più Tab, dipende dalla vostra tastiera, cliccandoli tutti e due insieme possiamo vedere dalla prospettiva del sim. E se riuscite a superare il mal di mare iniziale, è davvero davvero carino. Possiamo fare tutte le cose che facciamo di solito col sim, ovviamente nei limiti della visuale, e oh caspita, possiamo vedere anche i baci in prima persona, meraviglioso, adoro questo aggiornamento. Numero 6 ed ultimo punto, forse ho dimenticato qualcosa, nel caso ditemelo nei commenti. Comunque, un'altra cosa interessantissima e ultima cosa è quella di poter registrare i sim al Ministero del Lavoro. Che cosa significa? Significa che se avete un sim veterinario, ristoratore oppure un negoziante e, come sapete, non appare tra i lavori, potete, ebbene, registrarlo al Ministero del Lavoro.
tramite il telefono. Così potete, appunto, nel caso del veterinario, scrivere veterinario e tac, avrete fatto, il vostro sim avrà finalmente un'occupazione vera e propria. E se altri sim gli chiederanno che lavoro fai, finalmente potrà dire sì, faccio il veterinario, sì, faccio il ristoratore, oppure sì, faccio qualsiasi altra cosa. Perfetto ragazzi, questo era l'aggiornamento. Credo che il video non sia venuto molto lungo, ma volevo elencarvi i 6 punti principali in modo semplice e diretto. Quindi ditemi se vi piacciono, se vi piace questo aggiornamento, se l'avete fatto e se avete notato qualcos'altro che io non ho elencato. Mi raccomando, mettete like, commentate, iscrivetevi e noi ci vediamo nei prossimi gameplay. Besos! Ciao!